Fate crediti o account con FIFA Points? GoFIFA Coins, link, codice e coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Giovispo dello staff di NMF e benvenuti nel Team of the Week Prediction numero 26. In questo Team of the Week avremo molti giocatori, secondo me, interessanti, come ad esempio il portiere Farman, che nella partita vinta per 3-0 si aggiudica la nomina di migliore in campo. E vi invito a lasciare un commento qui sotto con i giocatori che avreste inserito, che avreste tolto in questo Team of the Week. E naturalmente, se il video vi piace o vi piacerà, lasciate un bel mi piace. Il portiere, come già detto, Farman, per me ci sarà lui in porta titolare. Bruno Perez, un gol nella partita vinta fuori casa per 0-3. Un terzino che va in gol, in rete, diciamo, viene quasi sempre premiato con una versione in form. Mboji, scusate la pronuncia, un gol nella partita vinta per 3-0. Potrebbe avere delle ottime statistiche a un prezzo molto molto basso, essendo un giocatore di una lega poco utilizzata. Platten Dart, scusate la pronuncia, per lui un gol, scusate, nella partita vinta 2-1 contro il Borussia Dortmund. È molto probabile la sua presenza in questo Team of the Week. Zagoev, un gol e due assist nella partita vinta per 4-0. Inan, due gol nella partita vinta per 3-2. Abbiamo anche Yuri Medeiros, per lui due gol e un assist nella partita vinta per 3-0. Depay, ragazzi, secondo me lui ci sarà, due gol nella partita vinta per 4-0. Uno dei due gol l'ha segnato da circa 50 metri. Ho visto il gol alla televisione e, ragazzi, un gol spettacolare il suo. È premiato sicuramente e verrà premiato sicuramente con una versione in form. Banega, tre gol e un assist nella partita vinta per 7-1. Ci sarà lui e ci sarà anche il prossimo che vi dirò a breve. E intanto anche Dost, 4 gol nella partita vinta 1-4, però ha sbagliato un rigore, però pur sempre ha realizzato 4 reti. Icardi, anche lui tripletta nella partita vinta per 7-1. Il suo prezzo sicuramente sarà superiore ai 100k, secondo me, considerato che la versione 88 costa sugli 80.000 crediti, questa versione costerà 100-120.000 crediti ed è comunque, secondo me, un prezzo alquanto ragionevole. Avrà sicuramente delle ottime statistiche. Veniamo alla panchina e alle riserve. Villa, due gol e un assist nella partita vinta per 4-0. Payet, due assist nella partita vinta 3-0. Nakulma, due gol nella partita vinta 2-3. Kodja, due gol nella partita vinta 2-0. Jorgensen, tre gol e due assist nella partita vinta 5-2. Sulu, un gol nella partita vinta 2-1. Niasse, due gol nella partita vinta 2-1. Lamprou, man of the match nella partita vinta 2-0 con 24 tiri avversari da parte della squadra avversaria. Wright, tre gol nella partita vinta 3-2. Yankto, un gol e due assist nella partita vinta 1-3. King, 3 gol nella partita vinta 3-2. Dolberg, 2 gol nella partita vinta 3-0. Dunque ragazzi, questi sono secondo me gli 11 titolari, la panchina e le riserve di questo Team of the Week numero 26. Ditemi voi chi avreste inserito, chi avreste tolto. Per me ci saranno assolutamente Banega e Icardi, perché hanno vinto, l'Inter ha vinto una partita importante per la zona Europa League contro l'Atalanta per 7-1, risultato di tutto rispetto. Ci sarà anche Depay, infatti questi sono i tre giocatori che ho inserito anche nella copertina di questo video, di questo Team of the Week Prediction. Ditemi chi avreste inserito, chi avreste tolto, motivate le vostre scelte. Qui Giovispo vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!